È permesso? Posso entrare? È la Camera di Commercio di Bergamo. Davvero? Cioè, se avessi telefonato mi avreste mandato tutte le informazioni, iscrizioni, bilanci, elenco soci, protesti, pagamenti. Ma allora è una magia! Per ricevere le informazioni via fax, chiama la Camera di Commercio di Bergamo, Sinfocamere, un numero verde dedicato alle imprese per ascoltare e farsi ascoltare. A tutti da Corrado, io siccome so a casa mia faccio la corrida e visto che qua siamo in tema ho portato un mio personale concorrente. Caro amico ti scrivo, così mi distacco un po', e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. Ma quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Pitio, pitio, ma quelle ne... ma quelle nevrosi! Quelle nevrosi! Qua se c'è uno nevrotico è proprio lui. L'orologio batte l'una, tu sei fuori chissà dove, giro nudo per la casa. Dimmi tu se questa è vita, tu che esci con gli amici, io che resto qui a pensare, se poi è vero per davvero, o ti vedi con qualcuno. Banane, lampone, chi c'era con te, io sono il tuo. Boh, va là, che hai fatto bene, che io sono uno che ci do, che ci do. Che quando vedo una donna, se la vedo, quando vedo una donna, dove prendo, prendo alla cieca. Mi manchi, posso far finta di star bene, ma mi manchi. Ora capisco che vuol dire averti accanto prima di dormire, mentre cammino a piedi nudi dentro l'anima. Oh, ma scemo, ma come ne è colpa tua? Sono Montesano, un apocalisse, ma dai che volessi, oh, vedi che roba, oh. Ammazza che pubblico, vedo tutte le voci. Io conosco una ragazza che ha fatto un figlio con la provetta, ma mica con la fecondazione artificiale, no? Ha fatto una provetta con uno, una provetta con l'altro, alla fine ce l'ha fatta, no? Ah, quanto vi voglio bene, che vi posso raccontare? Ci abbiamo questo qua nevrotico, è andato a pisciare lei, scusa. Dove me la fai la ripresa? Dove me la fai? No, io sono venuto a Savignano, devo dire, sono diventato questo paesino che ho sempre avuto nel cuore. 10 giorni fa ero ai Caraibi, pensavo chissà cosa faranno a Savignano, Pregherò per te che la luce nel cuore, ma se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché
tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Gegeu, gegeu, tanto tempo sono andato da Maurizio Costanzo, per una volta che manco sto da Pippo Franco. Murale per tante persone, non importa il lavoro né la pensione, ma la televisione. Ah, hai visto mia nonna? Ma so persa, oh! Ma ha perdo sempre a mia nonna! Quando andiamo un posto affollato, ma ha perdo! Tutti i giorni è la solita storia, è come in una giungla. Esci di casa, chiudi la porta, giù per le scale, entri in macchina, parti, stop, occhio alla svolta, frena, metti la terza, semaforo rosso, accelera, rallenta, traffico, i pedoni, i vigili, il camion, il parcheggio che non c'è. Uè, non possiamo mica andare avanti così. Da oggi, per contattare la Camera di Commercio di Bergamo dalla poltrona di casa, c'è Sinfocamere, un numero verde dedicato alle imprese per ascoltare e farsi ascoltare. Io che andavo per le strade di quartiere, io con un penale tutto da pulire, io che non la davo vinta neanche un morto, io che mi hanno sempre tolto il passaporto. Ma dove sei, Nilla Pizzi? Siamo... Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Allora, ai ai, signore e signori, e soprattutto direi allegria. Ah, vedo tanta bella gente stasera. Vero, vero, eh? Vero. Mi piace spesso con squeche, che potrà di un giovanico, che non c'è una gap, c'è un vulcano. E adesso come si fa? Tu cerchi una ditta, ha cambiato nome e non la trovi. Vuoi partecipare a dei concorsi e non sai quando li fanno. Poi le scadenze, ci vorrebbe qualcuno che te le ricordi. Ora ci tocca spendere un sacco di tempo per avere queste informazioni. Ragazzi, c'è bisogno di rinfrescarsi le idee. Chiama la Camera di Commercio di Bergamo. Sinfocamere, un numero verde dedicato alle imprese per ascoltare e farsi ascoltare. Grazie, mi serviva proprio. Guarda la fotografia, sembra neanche un ragazzino. Io son quello con il vino, lui è quello senza motorino. E è solo a non voler capire d'essere stato sfortunato. Nascere in un paese dove il sole è avvelenato. Sembra neanche un ragazzino. Guarda, guarda la nostra giuria. 9, 9, 10, 10, 10, addirittura 10. Terzo classificato, 179 punti, Gianluca Grassi. Un passo avanti, bravo Gianluca. Bene.